agita e belvedere dei lettori. In e distante sugli elementi del disastro, tra le cose che accadono al di sopra delle parole e le partite del nulla, lungo un facile vento di insazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo, che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta agitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure e inesauribili astuzie, coltivando tranquillo l'orribile vanità delle proprie superbie. La maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come un'abitudine. Per chi viaggia in direzioni ostinate e contrarie, col suo marchio speciale di speciale disperazione, e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Per chi ha dato curo la lepra con uno scettro posticcio e segnò il suo passaggio di gelosie devastatrici e di figli con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Porta, signore, questi servi disobbedienti alle leggi del brano. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna gli aiuti. Come una sinistra, come un'anomalia, come la distrazione.